un evento che raccoglie arte, cultura, turismo, con un connubio particolare con il blues, la musica in Sardegna. Beh, da qua oggi vi presentiamo un evento veramente particolare. Appuntamento con il sindaco Massimo Zedda ha fortemente voluto. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Cagliari sempre più capitale del Mediterraneo, questa è la vostra mission? Ma capitale della cultura italiana nel 2015, candidata e finalista come capitale europea della cultura, quindi su queste tematiche, oltre al coinvolgimento di una importante centrale culturale mondiale come l'Ermitage e altri progetti che abbiamo, era fondamentale coinvolgere i giovani, coinvolgere gli artisti che quotidianamente operano nel territorio. Un ringraziamento va anche agli organizzatori, che oltretutto sono ragazzi sardi che stanno a Torino e che sono rientrati in Sardegna proprio per promuovere, organizzare e creare una rete che speriamo di poter incentivare e di poter ripetere anche negli anni futuri in questi spazi, in altri spazi, anche con più presenze, oltre il successo delle presenze inaspettate persino dagli organizzatori quest'anno. Questo evento da 10 anni è sempre stato fatto a Torino, anche con qualche tappa a Lisbona. Quest'anno gli organizzatori, che abbiamo detto essere ragazzi sardi, quindi trapiantati fuori, e che comunque hanno creduto fortemente nella nostra terra. Oggi infatti è apparatissima un'esposizione di cultura, sculture, collane, artigianato diverso proprio qui nella nostra terra. Sì, questo è il ringraziamento ovviamente va a loro che hanno scelto Cagliari e che hanno deciso da sardi di proporre una manifestazione di livello nazionale e internazionale che si svolgeva in altre realtà come Torino a Cagliari, nella loro terra, nella loro isola, quindi a loro il ringraziamento. Indubbiamente questo per noi vuol dire dare ancora di più una mano d'aiuto, un contributo perché loro possano organizzare anche nei prossimi anni e quindi diventi un appuntamento fisso in Sardegna, a Cagliari, una manifestazione di questo tipo. Cagliari abbiamo visto essere splendida in quello che è proprio la sua natura, il suo approccio verso il mare, però probabilmente c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da fare per accattivare e far venire i giovani, che sono poi soprattutto loro il futuro e quindi il volano di tutta l'economia. Su che cosa in particolare state puntando o quale perlomeno il suo sogno? Ma intanto far conoscere Cagliari, perché non è scontato, non è una cosa. Non è così, nel senso che non tutti sanno le bellezze, le possibilità che offre la città. Quindi intanto promuovere la città all'estero come nel resto del paese. E questo, come dire, inizia già il nome della città a girare sia tra gli addetti ai lavori, nel mondo culturale e nel mondo della musica e tra i giovani. Una promozione a più lingue, però, almeno inglese, spagnolo, tedesco. Stiamo facendo una decina di lingue, addirittura russo, cinese, giapponese, quindi no, da questo punto di vista non abbiamo problemi, ovviamente, nel senso che poi è anche una questione di rispetto nei confronti dei visitatori, predisporre tutta l'informazione nella lingua di coloro che arrivano, si sentono già a casa. L'altro aspetto è continuare con iniziative come queste e altre di livello internazionale, che attirano esse stesse, giovani, curiosità. L'altro elemento ovviamente è la riqualificazione urbana, quindi predisporre i luoghi perché possano ospitare eventi di questo tipo, perché la città sia sempre più gradevole, e organizzare eventi di livello internazionale coinvolgendo anche le realtà locali, l'associazionismo, il mondo della cultura, dell'arte, del cinema, dello spettacolo, della musica, in modo tale che sia un coinvolgimento e anche un rapporto di conoscenza tra altri mondi e la nostra terra e gli animatori dal punto di vista culturale che operano a Cagliari in Sardegna. Una particolare curiosità, questa gliela voglio proprio chiedere, avendo seguito tanti eventi che sono stati realizzati all'Anfiteatro Romano, gli artisti mi hanno sempre detto che l'acustica era meravigliosa, proprio unica, eccezionale, voi proprio perché è fatta dai romani.
Secondo lei si potrà in qualche modo recuperare questo bene e sfruttarlo al massimo, sempre nel rispetto di quello che è il monumento storico? Sì, sono già partiti i lavori, 1,5 milioni di euro stanziati, il secondo lotto rispetto alla prima parte che era già stata fatta negli anni passati, e il progetto prevede la riqualificazione del monumento, il restauro del monumento e poi la predisposizione di uno spazio per spettacoli. Da quanti posti? E quello verrà valutato con la soprintendenza compatibilmente con le vie di fuga. Stiamo creando una nuova via di fuga verso l'orto botanico, un accesso e un collegamento, abbiamo firmato un protocollo, c'è un problema di questo tipo, però insomma, quello lo vedremo nel corso dei lavori e con la soprintendenza che sta curando ovviamente il restauro del monumento e poi con i vigili del fuoco e tutte le altre istituzioni per capire la capienza del luogo una volta utilizzabile come luogo di spettacolo nuovamente. Step by step, quindi si migliora sempre di più. Non una fiera dell'artigianato, ma neanche un happening culturale. Paratissima 2016, ne parliamo con i diretti interessati. Federica Vargiu, ciao, ben trovata. Ciao a tutti, benvenuti a Paratissima Cagliari. Tengo a sottolineare che siamo nell'edizione cagliaritana di un evento ben più grande, che appunto è Paratissima, è nato 12 anni fa a Torino. E quest'anno siamo ben felici, io, Andrea Isola e Luca Cubeddu, di portare, diciamo, l'evento per cui lavoriamo a Torino proprio a casa nostra. Tra l'altro il suono mi sembra assolutamente familiare. Isola, Cubeddu, Vargiu, cognomi sardi o sbaglio? Assolutamente cagliaritani al 100%, e appunto ci siamo conosciuti tutti quanti in occasione di Paratissima a Torino, facciamo tutti parte dello staff e quest'anno abbiamo deciso di fare questa follia e quindi esportare il format di Paratissima e portarlo a Cagliari, e al Lazzaretto di Cagliari, che trovo essere una delle location più suggestive e belle della nostra città. Allora, Paratissima come dici tu, è proprio un evento d'arte contemporanea e creatività emergente, quindi non è la classica esposizione d'arte canonica da salottino, ma un evento in cui la creatività in tutte le sue forme ha un'espressione. Inoltre, un'altra caratteristica importante è quella che affianchiamo a artisti più noti appartenenti a delle gallerie vere e proprie, gli artisti emergenti, quindi è uno spazio in cui chiunque può proporre quello che è la propria concezione di arte e creatività. Federica, quanti sono gli artisti che siete riusciti a coinvolgere quest'anno? Allora, come iscrizioni abbiamo avuto circa 120 artisti iscritti per un discorso di disponibilità di spazio, poi alla fine siamo riusciti a accogliere più di 80 artisti, più 4 gallerie e 2 progetti curati e una special guest star che appunto è un contributo di Tonino Casula. Secondo te è possibile ripeterlo in Sardegna? Se sì, perché? Dobbiamo ripeterlo, assolutamente, l'anno prossimo, perché appunto abbiamo visto che la redemption da parte degli artisti, quindi di quelli che sono i soggetti partecipanti, è importante. Quindi secondo noi, se abbiamo avuto un riscontro come quello di quest'anno all'edizione zero, dopo un anno pensiamo che possa essere ancora di più, quindi l'obiettivo assoluto è ripetere l'anno prossimo aggiustando il tiro, evitando di fare gli errori che abbiamo fatto quest'anno e crescendo ancora di più. Ma sai, gli errori si dice che li commette solo colui che lavora, chi non lavora non commette errori, quindi assolutamente diciamo cose costruttive che possano poi far sì che l'evento migliori. C'è uno spazio particolare di Cagliari che magari avresti come sogno di dire, ecco, lì mi piacerebbe un giorno vedere tra 5 anni Paratissima? Qual è? È impossibile. È mai dire mai. Ospedale Marino. L'ex ospedale Marino, fronte mare, sarebbe il sogno. Sarebbe la location ideale secondo te per accogliere Paratissima, con quella che è anche lo stile e ciò che vuole raccontare Paratissima. Per quella che è la filosofia di Paratissima, sicuramente entrare in uno spazio che è in disuso e cercare di dargli un senso sarebbe assolutamente, diciamo, chiudere un cerchio. Poi, nell'edizione cagliaritana, noi vogliamo che il mare sia uno degli elementi importanti, per cui l'ospedale Marino sì, sarebbe quello, però sappiamo anche che prima di riuscire ad affrontare una sfida come quella, come quelle che affrontiamo a Torino, dobbiamo crescere notevolmente. Quindi no, stiamo pensando anche a tante altre location, un po' più semplici, si parla di Padiglione Nervi, la manifattura tabacchi, di
terminal crociere, linea di massima stiamo più o meno, ci stiamo guardando attorno. Comunque Lazzaretto è stata una casa meravigliosa per quest'anno, non è detto che non si ripeta l'anno prossimo, magari questa volta occupandolo in tutta la sua completezza, vediamo un po'. Tra l'altro abbiamo notato quest'anno che a contorno, diciamo, di Paratissima c'è il blues, o viceversa, possiamo dire Paratissima al contorno di blues, comunque un connubio tra la musica e l'arte, cosa che invece magari prima, quando si pensava ad una galleria d'arte, la serietà, la rigidità, il rigore, tutto quello che non è Paratissima, giusto? Paratissima infatti non è né una fiera d'arte contemporanea, né una fiera espositiva, è un evento a 360 gradi dove abbiamo la parte espositiva, abbiamo la parte performativa, avremo dei workshop e dei laboratori, nonché poi assolutamente la parte musicale, che è imprescindibile nella dimensione d'evento. Diciamo che infatti Separatissima Cagliari oggi esiste e si è fatta quest'anno, e proprio grazie al Festival Blues, sulle strade del blues, che ci ha proposto una coproduzione, ha detto: noi siamo alla quarta edizione, va bene, facciamo questa sfida insieme a voi, uniamo le forze e vediamo un po' cosa viene fuori. Quindi assolutamente la parte musicale è il valore aggiunto che non può mancare per un evento come Paratissima. Arte, musica, un connubio perfetto, tra l'altro gestito e organizzato da dei giovani, il futuro della città. Chi più chi meno, assolutamente sì, e soprattutto vogliamo anche ripetere che Paratissima in generale, Paratissima Cagliari in particolare, vuole essere divertimento, socialità e soprattutto sinergia. Persone, un'opportunità per gli artisti che possono magari entrare in contatto con le gallerie, opportunità di crescita per creare nuove cose, deve essere un luogo di incontro piacevole e in cui tutti sono felici. Un albero capovolto, con le radici verso l'alto e la chioma verso il basso. Chissà che cosa ha voluto trasmettere l'artista nel realizzare quest'opera. Uno spaccato di cultura, di arte particolare, assessore, oggi che presentate qui a Cagliari, con Paratissima 2016. Molte energie fresche, molte energie giovani, compresi gli organizzatori, che ringraziamo moltissimo, siamo molto riconoscenti. Qualche volta andare via dalla Sardegna ma tornare ricchi di nuova preparazione, nuove competenze, è fondamentale per arricchire la nostra città e la nostra terra. Poi un amore grandissimo per l'isola che li tiene legati. Assolutamente, credo che sia molto, una cosa molto bella che credo faremo di tutto perché si ripeta nel corso del tempo, perché non sia un episodio ma sia l'inizio di una grande avventura. Un connubio vincente, giovani, cultura, musica, che legati insieme ha fatto sì che quest'anno si realizzasse Paratissima 2016 anziché a Torino come di consuetudine ormai da 10 anni, ma qui proprio a Cagliari, un evento che avete fortemente voluto. Perché è fondamentale creare reti, cioè Cagliari deve unirsi a reti, deve entrare in relazioni culturali col meglio che c'è in giro. Noi siamo ambiziosi, vogliamo che la nostra città competa sempre al massimo livello. Abbiamo lavorato in questo senso quando ci siamo candidati a Capitale Europea della Cultura, abbiamo sviluppato, grazie all'assessore Enrica Puggioni, una ricchezza incredibile di attività nell'anno in cui siamo stati capitale italiana della cultura, siamo ora candidati come città europea dello sport. Insomma, noi siamo la sede olimpica per gli sport di vela nel caso che le Olimpiadi del 2024 siano assegnate a Roma. Noi partecipiamo alle gare perché crediamo in noi stessi, siamo ambiziosi, ma crediamo di rappresentare il carattere della nostra gente. Noi crediamo che i cagliaritani vogliano questo e credo che l'abbiano anche dimostrato alle ultime elezioni. Tra l'altro abbiamo visto anche che in qualche modo tutta la cultura a Cagliari sta aprendo la propria mente. Abbiamo da poco parlato con il magnifico rettore che è la Del Zompo, che ci ha detto ad esempio è nato un servizio di babysitting all'interno dell'università proprio per aiutare tutte le studentesse universitarie a laurearsi pur essendo già diventate mamme. Quindi la cultura non ha limite, non ha età, non ha una classe sociale, non ha alcun titolo. Da grandi spazi e opportunità per nuove invenzioni, per nuove idee. E noi siamo per sostenere soprattutto i giovani quando hanno voglia di fare belle cose.
Siamo entrati già a scoprire il mondo di Partissima 2016, ma ne voglio proprio parlare con Lorenzo Germa, che è colui che ha ideato questo evento da 10 anni a questa parte. Lorenzo, buongiorno. Buonasera a tutti. Lorenzo, noi ci troviamo seduti su un divano. Chiederei la cortesia ad Antonio se fa un primo piano su questo divano. È un divano un po' particolare, non è proprio né in pelle né in piume d'oca, ma bensì con un involucro delle uova. Esatto. Questo è... ho scoperto oggi la storia di questo ragazzo che è venuto qua a Paratissima Cagliari. E fra l'altro è un progetto molto interessante, uno di quelli che stiamo cercando di capire se è fattibile portarlo a Torino poi a novembre. Lorenzo, quando è nato Paratissima 10 anni fa, mi raccontavi prima, telecamere spente, ma perché è nato? Cosa volevi trasmettere? Ma è nato tutto in maniera quasi per gioco, da un gruppo di amici che volevano dare un'opportunità ad amici, anche artisti creativi emergenti, creando un'occasione parallela e parassita alla Fiera Internazionale di Torino, che era Artissima. Poi nel corso degli anni la cosa c'è un po' esplosa fra le mani e quindi da un evento per 7 artisti e 300 persone è diventato negli ultimi anni una manifestazione che occupa un padiglione di 12.000 metri quadri, più di 50.000 visitatori, più di 600 artisti che partecipano. Quindi è stato per noi anche una bella scommessa e una bellissima avventura che continua. Oggi qua a Cagliari sono presenti 82 artisti, ma sono oltre 130 coloro che hanno fatto richiesta. Diciamo che per gli spazi che sono stati, per la location che avete trovato, 82 artisti hanno potuto esporre la loro arte. Arte completamente diversa l'una dall'altra. Questa è un po' la caratteristica principale di Paratissima, ovunque si realizzi. Le nostre sono delle call aperte a qualsiasi tipo di espressione artistica, quindi arte, fashion, design, fotografia, pittura, scultura, performance. È un po' il nostro marchio di fabbrica. L'artista qua deve sentire la libertà di esprimersi, la call è aperta, non c'è selezione in ingresso, c'è poi una curatela, la direzione artistica che allestisce e fa in modo che il progetto sia complessivo, sia percepito, apprezzato dal pubblico, perché poi questo è un po' anche quello che è successo in tutte le altre Paratissime a Torino nel corso degli anni, quello che poi è successo anche a Skopje in Macedonia, a Lisbona in Portogallo, delle manifestazioni che sono delle vere feste per l'arte e la creatività dei creativi emergenti. Hai parlato di Lisbona e di Skopje, quindi l'evento è uscito al di fuori del perimetro italiano? Sì, quest'anno poi soprattutto è un anno molto bello, molto, molto particolare, perché finalmente quest'anno abbiamo realizzato i due eventi internazionali, Skopje in Macedonia e Lisbona in Portogallo. A novembre ci sarà la nostra Paratissima di Torino, quella originaria, e poi c'è questo bellissimo appuntamento di Cagliari, quindi quest'anno avremo 4 Paratissime, forse 5 perché ne abbiamo ancora una in ballo, però è il primo anno e siamo molto contenti, decisamente. Tra l'altro quest'anno avete unito la cultura, l'arte, ma anche alla musica, perché l'avete inserito all'interno di un contesto del 4° Festival del Blues. Questa è una, io credo che sia una coincidenza fortunatissima e soprattutto uno dei motivi per cui è stato possibile realizzare questo evento, questa Paratissima qui al Lazzareto. Abbiamo trovato una collaborazione splendida con Morgan, con Chiara, con i ragazzi del Lazzaretto. Abbiamo deciso insieme di sfruttare la presenza del Festival Blues per creare una bellissima sinergia fra arte e musica. E questo è, io credo che sia il motivo principale per cui oggi ci troviamo di fronte a un evento sicuramente che piace, c'è tanto pubblico. Abbiamo avuto la fortuna di avere 3 ragazzi cagliaritani che hanno veramente fatto un lavoro enorme. Tra l'altro abbiamo visto che oltre ai ragazzi cagliaritani avete una squadra di giovani che è arrivata da Torino tutti insieme, però diciamo anche, scopriamo anche gli alterini, abbiamo anche saputo che hanno già fatto un bel bagno al mare. Io credo che questo sia il motivo principale per cui c'è lo staff di Torino, ma questa cosa credo che faccia anche parte un po' dello spirito anche originario del gruppo. Noi facciamo questo per passione, perché ci crediamo, per divertirci, per stare bene,
e quindi ci sta anche fare una paratissima a Cagliari, dove nei tempi morti si va anche a fare il bagno. Sfruttiamo anche questo bellissimo posto. Opere di diversa natura, quadri, sculture di legno, qua vediamo anche uno spaccato di tegole, di macerie per terra. Professore, professore, che cosa il liceo artistico qui ha voluto trasmettere? Penso che sia stata una fonte di produzione di opere d'arte in senso innovativo, nell'alto senso artistico. Perché in effetti l'arte esiste grazie alle scuole anche, e quindi sono i centri di coordinamento, i ragazzi vengono comunque convogliati in queste strutture e invogliati allo stesso tempo a creare delle situazioni nuove, dei concetti, dei movimenti di pensiero anche, che riescono a determinare anche la crescita sociale, secondo me. Che cosa voi esprime tutto. Esatto, infatti la domanda era proprio: che cosa voi volete trasmettere ai ragazzi? Vogliamo in effetti trasmettere per me è scultoria la missione, nel senso che bisogna incidere profondamente, non bisogna scalfire. E il supporto vero è quello sociale. Incidere la società non è semplice. E questi ragazzi apprendono con gli anni di scuola, di istituto, a fare queste cose. Quindi sono molto determinanti nella crescita delle persone. Ho voluto rappresentare il Portico dei Animas, che è un portico caratteristico della zona Castello di Cagliari. Portico dei Animas perché nel periodo dei bombardamenti trovavano rifugio le povere anime che cercavano la salvezza dal bombardamento, infatti. E quindi è molto caratteristico e rappresentativo della Cagliari antica. Questo quadro, che è una rappresentazione di un piccolo paese in provincia di Oristano, Pau, il paese dell'Ossidiana, ho voluto rappresentare le caratteristiche architettoniche particolari in questi portali, che ricordano le famiglie anche che li abitavano. Quindi è un qualcosa di riferimento alle attività svolte in questo paese. Le attività rappresentano la situazione socio-economica delle persone anche che le abitavano. E quindi ho voluto proprio rappresentare questi particolari che sono caratteristici del meridione della nostra Sardegna. Questa tecnica materica da qualche anno a questa parte, perché amo molto usare le mani, lavorare la materia e riciclo molte volte anche delle cose tipo la carta, il pluriball, lo spago, e lo utilizzo in tutte le mie creazioni. Vedete, infatti, io sono molto ispirata al mare, perché appunto essendo sarda mi sento molto legata alla mia terra, e infatti ho voluto rappresentare infatti questo gigante, che sono andata da poco a vederlo dal vivo a Cabras, che mi ha colpito tantissimo. Anche queste lavorazioni che hanno queste sorta di treccine, di lavori che mi hanno meravigliato praticamente, perché erano fatti talmente bene, talmente belli, che non credevo potessero fare queste cose questi nostri antenati. Poi anche questi sono sempre ispirati ai fondali marini, sia questo che quello, che dovrebbero essere anche insieme, perché praticamente sono stati creati insieme, dovrebbero stare insieme. E poi ho questa maschera su scruzzoni di Siurgus Donigala, che mi ha molto colpito, è molto diversa dalle solite maschere che vediamo solitamente. Penso che l'abbiano riscoperta da poco, questa maschera. Praticamente rappresenta, si rifanno a questo Isculzoni, mi sembra che si chiamava, adesso io esattamente non mi ricordo bene tutta la... Comunque rappresenta il gecko. Infatti vedete che ha questa lavorazione nella... mi emozionano, insomma, queste cose, perché sono molto legata alla Sardegna. Una vita trascorsa tra le nebbie milanesi. Da 8 anni invece il sole della Sardegna. Perché Micaela Vargio è venuta a vivere a Cagliari?
primis perché mio papà è sardo, quindi l'origine è quella. E sinceramente qui ci sono molti stimoli che Milano ti dà, ma ti toglie anche. Una qualità di vita superiore? Sì, una scelta di vita. È stata una difficile, ma è stata una scelta di vita che non rimpiango, assolutamente. Alle nostre spalle vediamo delle borsette di broccato, velluto sardo, tessuti insiti in quella che è la tua natura di sarda? Ma in realtà... O l'hai riscoperto da grande? L'ho scoperto da grande, sì. Mi sono piaciuti molto i tessuti fatti a telaio e sto cercando di promuovere questi tessuti sotto altre vesti, abbinandoli ad altri materiali come velluti, sete, lane, cuoio, pelle, dando vita ad accessori moda che spero che abbiano, ci sia la possibilità di portarli al di fuori della Sardegna sotto altre vesti. Quindi portare la Sardegna, uno spaccato dalla Sardegna fuori da questa bellissima isola attraverso quelle che sono le sue materie prime. Sì, le materie prime che sono appunto i tessuti sardi fatti a telaio, sia meccanico che manuale. Manuali. Che sono veramente dei capolavori, sono delle opere d'arte. E rispettando quello che è il canone del telaio, del tappeto, il disegno del tappeto, io cerco di dare un'interpretazione un po' moderna, perché mi piace l'idea che possa essere indossato da persone che vivono in una città come Milano o come tante altre città caotiche e danno magari anche un po' di colore. Micaela, tu però sei nata e cresciuta sempre tutta la tua vita a Milano, nonostante le tue origini siano sarde. Hai deciso, hai detto, di ritornare a vivere qua proprio per una scelta di vita, una qualità di vita nettamente superiore. Queste origini però le hai scoperte da grande o comunque ti sono state raccontate, magari in qualche modo tramandate? Sì, io sin da piccola venivo comunque tutti gli anni in Sardegna perché mio papà è sardo e devo dire che ho sempre avuto proprio, credo che è la stessa malattia che hanno tutti i sardi, anche quelli che nascono proprio qui, è un attaccamento, perché nel momento in cui io arrivavo in questa terra sentivo odori, percepivo colori, delle sensazioni, dei profumi, sensazioni forti che altrove non ci sono, quindi questo è, io sognavo da piccolina, l'idea era, io mi sentivo sarda quando vivevo a Milano, dicevo io sono sarda nonostante io sia nata a Milano, quindi probabilmente c'è qualche cosa dentro di me innato, non... Ed è quello che tu cerchi di trasferire nelle tue opere? Sì, questo, vorrei che questo calore, questi odori, anche se in realtà non si sentono, si potessero trasmettere attraverso le mie cose. Tra le opere che abbiamo visto questi giorni qui a Paratissima 2016, anche un artista dal suo nome d'arte Creazioni. Valentina, ti chiamo così col tuo nome originale. Abbiamo visto un po' le tue opere, posso dirti una sensazione, un po' di malinconia? Sì, esatto, fa parte, una caratteristica del mio carattere che insomma in certi periodi prende un attimino, tra virgolette, sopravvento. Però diciamo che nelle mie creazioni prettamente artigianali, quelle che riguardano l'oggettistica, comunque che si avvicina all'arte, ho un lato molto giocoso, infantile, solare. Per poi, quando mi dedico all'arte, invece viene fuori questo mio lato più malinconico che ha bisogno in qualche modo di esprimersi, perciò... Ecco. E che abbiamo visto, Antonio, se vuoi fare un dettaglio proprio di queste opere, che tipo di materiale hai utilizzato per realizzarle? Principalmente il mio materiale è la terra bianca, che poi da cota diventa, si chiama terraglia in termine tecnico, però mi piace dedicarmi anche al disegno, insomma ci provo, per cui ad esempio questo è realizzato, è un semplice disegno in graffite sanguigna con una cornice che ho fatto realizzare da un corniciaio che poi ho dipinto di oro e ho creato questi inserti in ceramica nera. L'altro, lo stesso, l'altro disegno, è sempre in graffite. Lo vediamo nel dettaglio. Valentina, una ceramica e basta. Una ceramista diventata artista.
col passare del tempo. Sì, diciamo che era la professione che ho sempre desiderato fare, quella che è il mestiere di ceramista. Però appunto è un materiale che si presta bene anche alle opere artistiche, perciò questo bisogno appunto di esprimermi attraverso questo mezzo, attraverso questa materia molto plastica, che permette proprio una realizzazione quasi istintiva dell'opera e cattura proprio l'attimo emotivo. Quindi si presta bene anche per l'arte. Assessore, da poco ha le redini dall'assessorato al turismo. Qual è la sua mission? La mia mission è continuare tutto ciò che è stato fatto nella precedente amministrazione, quindi continuare con questa città che ormai ha cambiato volto. Siamo tutti consapevoli di quanto sia vivace Cagliari, ormai viva per il lungomare riqualificato, quindi abbiamo tanti spazi da utilizzare per il turismo, e il nostro centro storico che ha tanti spazi ormai da offrire per tanti eventi, compreso il Lazzaretto chiaramente, che stiamo riqualificando anche esternamente. Abbiamo visto infatti i lavori posti all'esterno. Sì, è proprio un altro volto che poi verrà proseguito per tutta la parte di Cala Mosca, ed è proprio evidente quanto l'amministrazione sia verso una città più turistica e poi verso le attività produttive che io comunque continuo. Rappresenta. Abbiamo avuto modo di parlare prima col sindaco e ci ha raccontato anche del progetto dell'anfiteatro, ovvero una riqualificazione per restituire ai cittadini un patrimonio culturale però fruibile, che possa anche essere fruibile. Sì, deve essere fruibile a livello organizzativo, proprio. Perché ci ricordiamo tutti quanto fosse bello andare. Io ci vado da sempre, quindi 20 anni fa ci si sedeva proprio sui gradoni. Ci sono tante strutture simili in Italia ma anche all'estero, cioè degli anfiteatri dove si prendono magari dei cuscini numerati. L'anfiteatro di Verona, o anche quello di Nora stesso. Quindi ci sono dei modi per usufruire di questi luoghi magici che ci ha regalato la storia, pur nel rispetto però della loro natura. Anche perché poi va visitato, dobbiamo creare tutta una serie di circuiti. Adesso l'orto botanico è aperto anche sabato e la domenica, con l'accordo con l'università, quindi abbiamo creato dei percorsi che poi collegheranno anche l'anfiteatro, e quindi l'anfiteatro andrà di nuovo visitato per quello che è e si vedrà come era prima.